Però vorrei dare ancora la voce, se fosse possibile, se voi siete d'accordo con me, prima di darla a Riccardo. Dove sta Chiorazzo, diciamo, anima pia che ci segue da qualche secolo, anima una comunità che si chiama la comunità Auxilium. Sono stati i primi che si sono fatti carico di alcune navi, quando c'è stato il problema delle navi bloccate, è stata la comunità Auxilium che ha aperto le sue porte, che ha accolto ragazze e ragazzi, alcune di queste ragazze e ragazzi studiano, vengono da ogni parte del mondo. Loro le ferite le hanno sperimentate, anche le pietre. Angelo, se venite tutti assieme non c'è nessun problema. Ancora meglio, so che avete preparato, loro hanno pensato dei temi, dei pensieri, delle riflessioni. Sì, puoi andare. Io sto solo ingannando il tempo mentre voi arrivate, diciamo, sui temi. Se andate tutti, così si capisce che cosa significa essere una comunità, che non sono individui isolati gli uni dagli altri. Angelo, ci dici che cosa avete fatto e poi diamo la parola a loro. Allora, Beppe, grazie. Appunto, quando ci hai chiesto di venire, ti ringraziamo per questo, per noi è sempre un grande onore. Abbiamo pensato di far parlare loro più che parlare noi, come ogni volta. E allora oggi vorremmo iniziare tre ragazzi che presentano un po' la loro storia brevemente. Manassè, che viene dal Congo, ha 15 anni, appena arrivato l'abbiamo iscritto a scuola, frequenta la scuola a Nemi con ottimi profitti, insieme ad Ermia, invece, che viene dall'Iran, vieni Ermia, 16 anni, anche lui un ragazzo straordinario, sta facendo con risultati eccellenti il suo percorso scolastico, e poi Adam, che è arrivato da poco da noi, invece lui viene dal Sudan, dal Darfur, è arrivato in Italia nel 2016, Beppe, è stato a Padova, accolto in una situazione in cui è stato lasciato senza fare nulla, per cui quando è arrivato da noi 7 mesi fa ci siamo accorti che era laureato in giurisprudenza, perché la prima cosa che facciamo è fare un minimo di curriculum, laureato in giurisprudenza, per 3 anni non aveva studiato in Italia, l'abbiamo iscritto a scuola nonostante il decreto Salvini, che speriamo venga presto abolito, non preveda più l'insegnamento scolastico, l'abbiamo fatto grazie a una rete di volontariato straordinaria che si è fatto carico di questo, sta studiando e speriamo possa in qualche modo vedere riconosciuta la sua laurea o riprendere gli studi per realizzare quello che è il suo sogno, fare l'avvocato. Allora la parola, iniziamo da Manassè. Buongiorno e grazie per averci invitati a questi incontri. Il tema trattato parole non pietre ci ha colpiti molto. Sono un giovane studente di 15 anni, mi chiamo Manassè. Attualmente frequento la seconda media presso l'Istituto Comprensivo Mariana Dionigi di Nemi. Ho lasciato il mio paese, la Repubblica Democratica del Congo, con mia madre e mia sorella, il 24 ottobre del 2018. Non so se tutti sanno i problemi che abbiamo in Congo, iniziando da quelli politici, dalle guerre e repressioni civili, per contendersi gli armamenti, i diamanti, le immense riserve di uranio, oro, coltan, rame e petrolio. E abbiamo l'Ebola e tanti altri problemi. Senza tutto questo il Congo sarebbe un posto migliore. Molti di voi non conoscono la frustrazione, il senso di vuoto e l'angoscia per aver perso tutto. Inviterei tutti a venirci a trovare nei centri di accoglienza per parlare e confortarci. È spiacevole ascoltare sentimenti di odio, xenofobia e razzismo. Per me sono atti di ignoranza e cattiveria, perché l'ignoranza porta alla cattiveria. Fortunatamente non ne sono vittima. Vivo in un contesto dove mi sento protetto. Vorrei diventare un calciatore e non subire con i razzisti. Aiutateci a combatterli. Grazie. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Ermia, ho 16 anni, sono iraniano. Sembra che nel mio paese non ci sono problemi. L'Iran è davvero bellissimo, pieno di chiese, monumenti e una storia millenaria. Ovviamente bisogna professare la religione islamica, che è la religione di Stato. Per i cristiani o per chi vuole professare altre religioni non c'è posto. Delle persecuzioni dei cristiani non ne si parla. Nel mio paese ci sono stati numerosi arresti, problemi per le altre minoranze religiose. E non solo. Chiediamo libertà di stampa
e giustizia. Per molti giornalisti posti sotto accusa per aver fatto soltanto il loro lavoro. Ho iniziato il mio percorso di integrazione a Roma. Ho iniziato ad andare a scuola, imparare italiano, a sentirmi accolto, accettato e voluto bene da tutti. Per questo vorrei pubblicamente ringraziare l'Italia, paese accogliente, gli italiani, persone dal cuore grande, in merito al razzismo e all'odio che sento, rivolto principalmente alle persone più deboli, dico a tutti, non dobbiamo avere paura delle persone dal pelle e delle abitudini diverse dalle nostre, ma dobbiamo imparare gli uni dagli altri. Grazie per lo spazio che avete dato. Buongiorno a tutti, mi chiamo Adam, vengo dalla Sudan. Sono arrivato in Italia nel 2016. Sono fuggito dal mio paese a causa della guerra in Darfur. Arrivando in Libia dopo circa un mese, ho vissuto a Tripoli per un anno, lavorando per potermi pagare il viaggio per l'Italia. Da 8 mesi vivo a Mandemigliore, dove frequentai il corso di italiano, dove ho imparato che le parole possono unire e non più dividere, farmi sentire parte delle comunità. Di questo ringrazio la cooperativa Auxilium, che mi ha permesso di continuare a studiare la lingua italiana e mi aiuta nel mio cammino quotidiano. Il mio sogno è vivere qui, in un paese così ospitale, fare l'avvocato perché sono laureato in giurisprudenza e aiutare chi è come me, è figlio della guerra. Grazie, grazie Italia. Grazie, allora davvero solo per ringraziare Beppe, per ringraziare Stefano, per ringraziare tutti voi per averci voluto ancora una volta qui, per noi è davvero un onore perché abbiamo voluto far parlare loro perché appunto non sono numeri, sono persone che hanno una storia singolare, una storia che bisogna, sono uomini che bisogna guardare negli occhi, perché quando non si guardano le persone negli occhi si commette un gravissimo errore. Noi lavoriamo nel sociale, non solo nell'immigrazione. Vi voglio segnalare un caso di cui si sta parlando tanto in queste ore, la signora che ha lasciato il bambino alla stazione Termini, esce da un nostro centro sulla Cassia, era arrivata da noi meno di un mese fa, ma un gesto così, guardandolo in modo superficiale, sarebbe solo da condannare, no? Sarebbe da scagliare pietre. Dietro quella donna c'è una storia di dolore enorme e si è arrivata a fare quel gesto è perché evidentemente è un grido di dolore, un grido di aiuto che sta facendo. Per questo vi ringrazio proprio per il lavoro che voi fate, per cercare appunto di usare parole che non sono. Beppe, permettimi proprio un'ultima cosa. Grazie al cambio del governo è cambiato anche un po' i toni, no? Io voglio ringraziare la Presidente Laura Boldrini per quello che ha fatto in questi anni. Ha ricevuto anche alcuni di loro con noi alla Camera, da Presidente della Camera, e per quello che ha subito, per tenere in qualche modo i riflettori accesi su questo tema. Ma siamo solo all'inizio, per ora sono cambiate le parole, ancora non i fatti. Da quando c'è il nuovo governo abbiamo fatto un solo corridoio umanitario, davvero troppo poco. E in Libia la gente continua a morire, in Siria devo ringraziare Riccardo Cristiano che noi leggiamo sempre con grandissima attenzione anche per quello che ha detto ieri, in Siria la situazione è drammatica, c'è bisogno di fare molto di più in Italia e in Europa e per questo noi vorremmo rivolgere un appello al governo perché i corridoi umanitari sono un bisogno e una necessità perché queste persone in Libia continuano a morire.
Davvero l'ultimissima cosa, noi l'11 marzo a Mondo Migliore, che è questa bellissima struttura della Chiesa italiana su Via dei Laghi nel comune di Rocca di Papa, ricorderemo col presidente della Conferenza Episcopale Italiana un grande italiano, Emanuele Crestini, il sindaco morto nell'esplosione in comune. Era diventato sindaco 3 giorni prima che aprissimo questo centro per i migranti. Arrivò da noi, davvero sconvolto, perché si era svegliato con i cittadini che erano lì a protestare. E venne da me Domenico, che è il direttore del centro, a dirci: ragazzi, vi aiuto a trovare un luogo in una cittadina magari più povera, perché qui davvero non può stare in mezzo a queste ville un centro di accoglienza con 300 migranti. Io chiamai tutti i bambini, glieli misi davanti e gli dissi: glielo spiega sindaco a questi bambini che non possono stare perché disturbano i ricchi. Lui rimase sconvolto. Da quel giorno ogni settimana veniva a pranzo con questi ragazzi, ed anche se lui era espressione di una lista civica di centrodestra, anche quando c'è stata la famosa vicenda 18 con parlamentari e con Casa Pound davanti a protestare, lui stava dentro. E fino a 2 giorni prima della morte, che era a pranzo con i 300 ragazzi, e non c'è stata una festa di Natale, di Pasqua, in cui non è entrato nel centro mano nella mano con sua figlia per portare i doni ai bambini più piccoli. Lo vogliamo ricordare, e quindi vorremmo invitare davvero tutti voi, quelli che possono partecipare, perché è un uomo che merita di essere ricordato, come il nostro amico Antonio Megalizzi, al quale siamo tanto legati. Grazie. Beppe, Domenico ti dona un dossier che hanno preparato i ragazzi di tutte le attività che fanno. Rimane per voi di articolo 21. Grazie a voi, ma Elisa Marincola è la portavoce di articolo 21. A me fa piacere riceverlo, ma mi fa ancora più piacere che sia dato all'associazione che avrei frequentato anche io da qualche tempo, diciamo, articolo 21. Non so come ringraziarvi, ringrazio anche gli altri che sono qui presenti. Guarda, grazie davvero. Vedo là davanti il presidente della più grande associazione di stampa, Angelo, presidente della Lombarda, Paolo Perucchini, ma uso lui come figura retorica. Mi permetto di rivolgermi alle associazioni regionali e ai presidenti degli ordini, molti magari non li vedo da qua, perché queste sono le iniziative da far conoscere. Guardavo la Lombardia, perché sappi, Angelo, che il primo sindacato che sta tentando di aprire le porte del sindacato ai giornali di strada, alle comunità straniere in Italia, a donne e uomini che non hanno neanche il tesserino professionale, perché non si è giornalisti solo per un tesserino, ma se si ha passione per la ricerca e la verità. A Milano hanno incominciato ad aprire la porta a queste figure. Poi forse un giorno avranno il tesserino, però francamente non credo che sia quello che distingua chi ha amore per la verità da chi ha amore per la menzogna. Quindi, Angelo, penso che verremo da voi, verremo a Rocca di Papa. Anzi, forse te la faccio io una proposta: potrebbe essere bello presentare Parole e non pietre, presentarlo alle ragazze e ai ragazzi che hanno subito le pietre. Se magari Antonio Spadaro volesse venire anche lui, penso che potremmo fare un incontro con le ragazze e i ragazzi della comunità. Quindi grazie a voi, grazie davvero.